Buonasera a tutti voi, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Teletruria. Cominciamo con la pagina dedicata al report Covid. Rimangono stazionari i dati Covid in provincia di Arezzo, 60 i nuovi casi riportati nel report dell'ASL Toscana Sud-Est. Ieri erano 56, il giorno prima 65. Da circa una settimana in tutta l'area vasta Arezzo e la provincia con più casi giornalieri nell'Aretino, oggi 18 positivi. Sono stati registrati nel capoluogo, record a San Giovanni Valdarno con 10 positivi, segue Castellón Fiorentino con 6 casi, poi Anghiari e Bucine con 4 casi ciascuno, 3 a Cortona. Negli altri comuni interessati si registrano 2 casi o uno a testa. Rimane sotto controllo la situazione ospedaliera, oggi c'è un letto in più occupato nella degenza Covid del San Donato, dove in totale sono 4 i ricoverati, mentre 2 pazienti si trovano in terapia intensiva. 661 i tamponi effettuati, non si registrano decessi. Adesso apriamo una lunga pagina dedicata al santo patrono di Arezzo, oggi le celebrazioni. Il Duomo di Arezzo ha ospitato già però da ieri sera la cerimonia della donazione dei ceri, molte le autorità presenti. Il vescovo Monsignor Riccardo Fontana ha messo in luce il significato della festa intesa come momento di comune condivisione. L'offerta dei ceri a San Donato rappresenta un grande momento di unità per l'intera comunità. Apre il sindaco di Arezzo, come da tradizione il centro più grande della diocesi, e poi tutti gli altri sindaci uniti nel nome di San Donato, che non è solo il protettore di Arezzo, ma anche il punto di riferimento della diocesi. E su questa celebrazione dell'offerta dei ceri abbiamo avvicinato Sua Eccellenza l'Arcivescovo Riccardo Fontana. Sentiamo che cosa ci ha detto. Se diamo un senso di unità, San Donato vuole essere un segno di unità tra di noi, poi ognuno la pensi come vuole, ma è l'identità della terra d'Arezzo che si ripropone a tutto il resto della compagnia. E io direi che sono momenti delicati e forti. San Donato personalmente fu uomo capace di rimettere insieme la città. Calice rotto di San Donato, amici e Arezzo, e il vescovo con la preghiera e con la mediazione costante riuscì a farli rimettere, a dialogare, riuscì a farli dialogare. Questo vorrei che ritornasse a galla il senso della festa di oggi. E con questa comunità presso la cattedrale mi sembra che questo obiettivo sia centrato. Poi ci sarà tutta la giornata di San Donato per venire a dare una testimonianza, un tributo. Sì, senz'altro il primato della preghiera è fondamentale, però accanto a quello bisogna non dimenticare che la gente vive in una parte di storia, fa sua storia insieme, e l'idea di ritrovarci tutti insieme è molto significativo, molto bello. E sempre ieri sera, come vuole la tradizione, la serata è stata accompagnata dai fuochi d'artificio, molti gli aretini che hanno voluto assistere allo spettacolo. San Donato, una festa alla quale Arezzo rimane molto legata. Si celebra il santo patrono e accanto alle cerimonie strettamente religiose alle quali gli aretini affidano la loro speranza, si uniscono quelle dei fuochi di artificio sparati dalla fortezza. Luci che hanno illuminato la notte della città, visibili da diversi chilometri di distanza. Sono stati molti gli aretini che hanno voluto partecipare a questo momento, benché con le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. I punti di osservazione erano i soliti: chi ha voluto seguirli nelle vicinanze della fortezza, chi ha scelto la collina di Castelsecco, chi invece la zona di via Francesco Redi e chi si è fermato all'imbocco delle scale mobili all'altezza del parcheggio Pietri. Come detto, sono stati molti gli aretini, anche i turisti, che hanno alzato gli occhi al cielo per assistere allo spettacolo pirotecnico. Uno spettacolo che si è sviluppato in diversi momenti, uno dei quali, quello iniziale, con la riproduzione dei colori della bandiera italiana, e ha voluto essere un omaggio al nostro paese per le belle affermazioni raggiunte nei Giochi Olimpici. Dopo, la festa è proseguita tra colori, girandole fuochi, che hanno dato vita a figure di grande livello spettacolare, che si sono alzate nell'oscurità, rischiarando l'intera zona.
Il gran finale ha proposto in rapida successione una evoluzione di figure spettacolari, come le cascate, accompagnate da scoppi in sequenza, applauditi da tutti i presenti. Arezzo tiene a questo momento, se è vero che uno degli interrogativi che si pongono gli aretini nei giorni che precedono la festa rimane il solito. Ci sono i fuochi per la festa di San Donato? Sì, i fuochi ci sono stati anche quest'anno, con la speranza che dall'anno prossimo l'emergenza sanitaria finisca e ci riconsegni quella libertà fisica e di pensiero della quale tutti abbiamo bisogno. E parliamo anche della giostra del Saracino, l'edizione di settembre, in occasione proprio delle celebrazioni per il Santo Patrono. Il sindaco Ghinelli ha fornito alcune indicazioni sulla prossima edizione della giostra. La festività di San Donato è molto importante per Arezzo, è anche un modo per riunire la città che piano piano, sindaco, si sta riappropriando, no, delle proprie tradizioni, anche se San Donato è stato sempre celebrato. San Donato è stata l'offerta del cielo a San Donato, è sempre stata celebrata in forme diverse in questi ultimi anni per colpa della pandemia, ma comunque sempre con una cerimonia importante in cui sono coinvolti il sindaco del capoluogo e i sindaci dei comuni della provincia, perché nonostante che San Donato sia il santo protettore di Arezzo, intorno alla sua figura, bene o male, si stringe un po' tutta, non solo la diocesi, ma anche tutta la provincia, quindi c'erano anche quasi tutti i sindaci dei capoluoghi di comune. Una battuta invece sulla festa della giostra, 90 anni, la giostra, incrociamo le dita, si farà, quindi insomma un altro tassello della storia e della tradizione di Arezzo che, se Dio vuole, insomma, tornerà. Beh, noi siamo stati costretti a soprassedere per quanto riguarda la giostra di giugno, ma abbiamo fortemente voluto quella di settembre, l'abbiamo voluta mantenere. Sua Eccellenza il Prefetto ci ha dato una grossa mano su questo, cercando di aiutarci a applicare le regole che devono essere applicate per una manifestazione all'aperto dove comunque ci sono molte persone. Il recente decreto che ha elevato il numero di persone presenti in piazza in una manifestazione unica ci ha aiutato molto, per cui alla fine avremo un numero di posti a sedere che non sarà la metà di quelli possibili, ma sarà di più, anche perché metteremo due tribunette in più in luogo delle vecchie, diciamo, posti in piedi. E per il resto la giostra è sempre la stessa, ci sarà il corteggio storico, ci sarà la giostra come deve essere, e quindi sarà una giostra sentita, una festa di popolo come tutte le altre. E dopo la notte dei fuochi, oggi sante messe da mattina a sera tra fortezza, pieve e cattedrale, e l'omaggio dei fiori dei bambini dei quartieri. È stato un evento particolare nel quale i protagonisti sono stati i bambini. La mattinata in pieve è dedicata a San Donato, che la nostra emittente ha trasmesso con una lunga diretta, ha regalato momenti di particolare suggestione emotiva. Un nuovo appuntamento dunque si è inserito nell'anno giostresco per celebrare San Donato e i 90 anni della rinascita del Saracino. Proprio stamani una rappresentanza dei quartieri ha partecipato nella chiesa di Santa Maria della Pieve alle celebrazioni liturgiche in onore del Santo Patrono, con i bambini dei quartieri che hanno reso omaggio, offrendo fiori al santo, il cui busto reliquiario è custodito in pieve. Don Alvaro Bardelli ha impartito la benedizione. Ogni quartiere ha partecipato alle celebrazioni con il proprio vessillo, presenti anche rappresentanti del gruppo musici e due fanti di Signa Arezzi. La messa dedicata a San Donato è stata celebrata dal vescovo emerito di Fiesole, Monsignor Luciano Giovannetti, il quale ha voluto ricordare il significato di questa ricorrenza per la città e l'importanza della figura storica di San Donato. E anche in questo momento della pandemia del Covid, noi sentiamo il bisogno di rivolgere la nostra supplica a San Donato. Certo, sappiamo che sono necessarie diverse cose. È necessario avere l'attenzione alla mascherina, alle distanze, alle cure, al tampone, tutto quello che è necessario al virus per combattere questo virus. Ma non dimentichiamo anche che è necessaria la preghiera, non magica, ma preghiera seria nei confronti di questa grave malattia. E
all'interno delle celebrazioni per San Donato, questo pomeriggio c'è stato un altro momento molto significativo prima dell'inizio della messa delle 17 in Pieve, presieduta da Don Alvaro Bardelli. È stato ufficialmente rimesso in visione l'antico pozzo romano da cui si attingeva l'acqua per il rito del battesimo. Accanto ad esso la prima comunità cristiana aretina edificò quella che sarebbe stata per secoli l'unica chiesa battesimale di Arezzo, ovvero Santa Maria della Pieve, un evento che la nostra emittente ha ripreso in diretta alla presenza di molti fedeli emozionati all'interno proprio della Pieve di Arezzo. Adesso passiamo alla cronaca. Non ce l'ha fatta Victoria, la ragazza di Civitella rimasta ferita gravemente in un incidente avvenuto a Spoiano lo scorso 1 agosto. L'auto sulla quale viaggiava con altri tre amici è finita fuori strada. Quattro i feriti, tre in modo lieve, ma purtroppo la giovane trasportata al Policlinico di Siena era apparsa subito in condizioni critiche. È la seconda vittima della strada in pochi giorni. I funerali si svolgeranno domani, domenica alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista a Pieve al Toppo. Al termine del rito religioso la salma verrà tumulata nel cimitero di Oliveto. Cambiamo argomento, parliamo del restauro conservativo delle mura in zona Poggio del Sole. Da fine agosto è previsto l'inizio dei lavori. Un intervento da 528.000 euro, di cui 200.000 finanziati attraverso i fondi della Regione Toscana del bando per le città murate. È tutto pronto per la riqualificazione delle mura storiche che costeggiano la collinetta del Poggio del Sole. L'inizio dei lavori è previsto a fine agosto. Sarà un intervento puntuale di consolidamento e restauro, spiega l'assessore Alessandro Casi. Oltre che la risistemazione dell'area verde, ci sarà attenzione anche alla sicurezza con interventi specifici di illuminazione e controllo. L'assessore Casi ha poi annunciato che una volta ristrutturata quest'area cambierà in parte volto e si legherà agli spazi dell'ex scalo merci destinati al progetto della Public Library. I lavori comprenderanno anche interventi sulla vegetazione, ripristini, consolidamenti e reintegri. Inoltre è prevista anche la sistemazione dell'area verde sovrastante il baluardo, mentre sul lato di piazza di Poggio del Sole sarà realizzato un accesso carrabile e pedonale, sia con scale che con percorso per persone diversamente abili. Torniamo alla cronaca. Serie di controlli dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, scoperta una banda di minorenni che durante la notte ha danneggiato alcuni pubblici esercizi a Cavriglia. Vediamo. Giro di vite dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno sulle notti brave fuori controllo. Sette persone sono state denunciate. Il primo è un cinquantenne, sorpreso durante la festa del perdono a Cavriglia, mentre ubriaco ha aggredito alcuni componenti del comitato organizzatore, i quali si erano rifiutati di dargli ancora da bere. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo. Sempre a Cavriglia ha denunciato un gruppo di minorenni che durante la notte hanno danneggiato quattro negozi del centro storico. A San Giovanni Valdarno, un cittadino di origine africana è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, fermato durante la notte per un controllo e già aggravato di alcuni precedenti penali, non ha saputo dare spiegazioni della sua presenza nel luogo, mostrandosi reticente a qualsiasi richiesta. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione recuperando 12 dosi di droga, due telefoni cellulari e 160 euro. Da qui la denuncia. Notte movimentata a Camucia, dove i carabinieri hanno bloccato e ammanettato due cittadini stranieri. L'accusa è di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono giunti sul posto, richiamati da alcuni residenti che segnalavano una rissa a colpi di bottiglia. I due litiganti, entrambi ubriachi, benché richiamati alla calma, hanno continuato nel loro litigio, costringendo i militari a frapporsi tra loro per sedare la zuffa. Dopo essere stati bloccati, sono stati trasportati all'ospedale della Fratta. Anche tre carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I due autori della rissa sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso andiamo ad Anghiari e andiamo a parlare di politica. È un volto noto della politica tiberina e della provincia di Arezzo. Danilo Bianchi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Anghiari. Danilo Bianchi che ritorna nella sua Anghiari dopo esserne stato uno dei sindaci di più efficaci, appoggiato stavolta da un patto civico, ovvero? Una lista civica, dunque, da persone, donne, uomini
giovani di Anghiari che vogliono mettere a disposizione le proprie intelligenze, le proprie competenze per il bene del Paese. Non ci sono partiti che ci appoggiano, siamo trasversali. L'importante per noi, ribadisco, la passione e l'entusiasmo delle persone per Anghiari e la Val Tiberina. Danilo Bianchi, possiamo dire che Anghiari da sempre è stato una sorta di laboratorio a livello politico? Ma probabilmente sì, ora noi siamo veramente una novità importante per questo paese, perché a livello locale non contano le appartenenze politiche, contano, come ho detto prima, le persone e le cose che vogliono fare. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo roba vecchia, abbiamo le coalizioni dei partiti, in gran parte scatole vuote, il riferimento alle federazioni provinciali, i notabili regionali che vengono qua pensando ancora di imporre il proprio volere. Non è più così, e non è più così si vede soprattutto al fatto che il Partito Democratico, ad esempio qui in Val Tiberina, non controlla più un comune e non controlla moltissimi dei comuni della provincia di Arezzo. Un'altra pagina bisogna scrivere ormai. C'è solo il sindaco a rappresentare questa lista? No, noi stiamo già lavorando con tante persone, è un patto civico, ad esempio abbiamo la collaborazione piena, partecipata e motivata di Sandro Dini, di esponenti del Partito Democratico, tra virgolette dissidenti, ma soprattutto di tanti cittadini che si vogliono impegnare. È un patto civico, è un patto aperto, allora stiamo costruendo, abbiamo già tante persone che con entusiasmo ci stanno seguendo, costruiremo insieme il percorso, lo riempiremo di contenuti e poi arriveremo al 4 settembre a presentare una lista veramente di qualità di donne e di uomini che possa fare il meglio per Anghiari. Il gruppo PD in Regione Toscana, proprio attraverso il capogruppo Ceccarelli, ha presentato una proposta di legge per agevolare attività economiche nelle aree montane della Toscana. Sentiamo. Nei giorni scorsi è stata presentata una proposta di legge in regione che vede come primo firmatario proprio Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD. Ma in questa storia forse c'è anche un po' la sintesi della storia politica di Vincenzo, che è stato sindaco di un centro montano e conosce molto bene certe realtà, considerando che è stato anche presidente della provincia. Di che cosa si tratta, visto che interessa dei 600 metri in su questo obiettivo? In questa proposta c'è questo, vale a dire il mio percorso, ma ci sono anche indicazioni che vengono anche dalla fase di questa pandemia, che hanno dimostrato il valore delle nostre aree interne, degli spazi aperti, dei grandi valori ambientali e comunque la convinzione che il territorio, per essere tutelato, salvaguardato, deve essere vissuto. E allora noi abbiamo pensato che per contrastare lo spopolamento del territorio montano dobbiamo agire non tanto e non soltanto dando dei contributi, ma cercando di valorizzare il lavoro. Quindi in questo caso questa proposta di legge si propone di dare contributi quinquennali a chi apre una nuova attività o a chi decide di riqualificare, di ampliare un'attività esistente sopra i 600 metri, vale a dire da dove inizia il territorio montano. È opportuno specificare che non sono finanziamenti a pioggia, perché devono essere corredati da progetti ben definiti. Sì, ovviamente quando la legge sarà approvata poi dovranno essere pubblicati dei bandi, però c'è già una dotazione finanziaria per la legge che abbiamo previsto nell'ultima variazione di bilancio, e poi c'è un'opportunità in più. Il contributo può essere aumentato del 20% a chi deciderà di sottoscrivere un patto di comunità. Il Polifonico sarà un festival e sarà dedicato a due grandi musicisti. Vediamo i dettagli nel servizio. Il Polifonico cambia veste e per il 2021 da concorso diventa festival. Dal 20 al 28 agosto si svolgerà ad Arezzo il Polifonico Festival Corale Internazionale Guido d'Arezzo. Nell'ottica di non rinunciare ad un evento così sentito ed importante per la comunità artistica aretina nazionale ed internazionale, il Polifonico, spiega una nota, ha deciso di salire in scena come festival e permettere così lo svolgimento dei lavori nonostante le difficoltà che ancora persistono rispetto al Covid-19. Il festival sarà dedicato a due illustri musicisti.
Josquin de Prez e Philippe de Monte, con una serie di incontri e approfondimenti che si svilupperanno in convegni, masterclass e concerti. Ricco il programma previsto per la settimana del festival, con appuntamenti fissi come quello tradizionale con la scuola per direttori di coro, che vedrà anche ospiti internazionali. Poi, ogni mattina, il buongiorno polifonico con brevi seminari dedicati agli ospiti presenti. Alle 14.30 spazio per un caffè con, un momento per interviste e confronti con alcuni dei grandi nomi che saranno presenti ad Arezzo. E ancora, per tutta la durata del festival, concerti serali a partire dalle 21, con 4 finali affidati a cori professionali. Inoltre, il 27 agosto, ricorrenza della morte di Josquin de Prez, ci sarà il Josquin Day, con una serie di eventi pensati ad hoc per onorare il grande artista. Non mancherà poi lo spazio dedicato alla didattica, come quello del Convegno Internazionale di Musicologia. Nonostante un lieve calo nelle prime settimane di luglio, in Casentino tornano i turisti e il Castello di Poppi ha fatto registrare il record di ingressi domenica scorsa. Dopo il boom di visite del 2020, anche quest'anno il Casentino si conferma meta turistica per eccellenza. Domenica scorsa il Castello di Poppi ha infatti registrato un nuovo record di presenze, con ben 571 ingressi in un solo giorno, superando di fatto i 550 visitatori entrati nel maniero casentinese il 18 agosto dello scorso anno. Nonostante un lieve calo nelle prime settimane di luglio, sono quindi ancora tanti i visitatori che hanno deciso di passare anche solo qualche giorno di vacanza all'interno della vallata ed intanto cominciano a fare capolino anche i turisti stranieri, i grandi assenti della scorsa estate. Il parco nazionale, con i suoi paesaggi mozzafiato, i borghi antichi ricchi di storia, pievi e castelli, luoghi di culto, mostre di livello internazionale, sono tante le attrazioni che il territorio offre a chi decide di vivere un turismo di prossimità a contatto con la natura e lontano dal caos delle città e delle mete vacanziere più famose. Con l'arrivo della pandemia e la conseguente crisi economica, il Casentino per ripartire ha infatti puntato tutto sul turismo, grazie anche al lavoro portato avanti dall'ambito turistico, in sintonia con le attività del territorio. Proprio per questo sono stati realizzati e consegnati alle strutture ricettive materiali informativi, che hanno lo scopo di facilitare il soggiorno nella vallata, come ad esempio la mappa turistica in cui sono riassunte le bellezze storiche e naturalistiche del Casentino. O ancora il nuovo sito casentino.it, dove i turisti possono scoprire le attrazioni, ma anche servizi e le proposte degli operatori della vallata che hanno partecipato in modo attivo a tutto il percorso dell'ambito. Un trend positivo per il territorio, che adesso aspetta di vedere cosa succederà anche nelle prossime settimane, Green Pass permettendo. Il 64esimo Palio dei Somari si correrà il prossimo 26 settembre. Questa è la decisione presa dall'Associazione Sagra San Giuseppe, l'ente organizzatore della manifestazione, nella riunione che si è svolta tra i presidenti delle 8 contrade torritesi. Nel 2020 l'emergenza sanitaria ne ha costretto il rinvio. La volontà dell'associazione è stata quella di programmarlo appena le misure di sicurezza lo avessero consentito. Di qui la decisione di programmare la celebre carriera in via eccezionale il 26 settembre. E siamo in chiusura di questa prima parte del nostro telegiornale. Prima di salutarci diamo uno sguardo alla programmazione della nostra emittente in questa importante giornata tutta dedicata ai 90 anni del Saracino. Dopo il TG Sport la diretta continuerà, un programma condotto dal direttore Luca Caneschi, nel quale vengono proposti anche filmati storici e inediti sulla giostra, oltre interviste, commenti e dibattiti. Ed è tutto per questa prima parte del nostro TG. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento su Teletruria.